È stato il vero primo fine settimana estivo, quello appena trascorso. L'isola ha registrato buoni risultati con la presenza di turisti italiani e stranieri che hanno riempito alberghi, case vacanza e B&B. Buono anche il risultato ottenuto dagli stabilimenti balneari, nonostante le lamentele per il caro affitti e il ticket parcheggio, che trasforma la gita al mare in un impegno finanziario di una certa importanza. Ma ciò che pesa di più sulle vacanze sarde sono sempre i trasporti. Anche quest'anno, appena i flussi hanno cominciato ad aumentare, si sono registrati i soliti disagi: prezzi alti, ritardi, disservizi. Sulla questione è intervenuto anche il sindacato, la Will Trasporti e la FIT CISL. Questo è il primo fine settimana estivo, all'insegna dei primi disagi ovviamente, perché si registrano molti ritardi nel trasporto aereo. Ad esempio, il caro biglietti è il tema fondamentale, principale. Ormai venire nell'isola è diventato sempre più oneroso e questo in qualche modo ci rende in difetto rispetto alle altre regioni. Abbiamo più criticità quindi. Che il trasporto e il loro costo influisca sulla scelta Sardegna è fatto noto, ma oltre a questo è tutta la rete del sistema turistico che andrebbe rivista. Ci vorrebbe insomma una regia unica. Altre regioni probabilmente sono più attrattive e il mare cristallino e le rassegne folcloristiche probabilmente non sono più sufficienti. Occorre creare sinergia tra i vari attori, tra i vari portatori di interesse e credo che in questo la regione debba fare la sua parte attraverso gli assessorati al turismo e ai trasporti che devono facilitare e coordinare queste esigenze. Voi suggerite l'adozione di una DMO, cioè di una direzione manageriale del turismo in Sardegna. Che cosa intendete dire? Intendiamo che dobbiamo utilizzare questo strumento per mettere insieme tutti i portatori di interesse del sistema turistico, che sono le strutture ricettive, sono ad esempio anche le imprese locali, perché in Sardegna non abbiamo solo mare, come dicevo, è folklore, ma abbiamo l'enogastronomia, abbiamo l'ambiente, abbiamo un territorio molto, molto ricco che può dare tanto. E in tutto questo bisogna fare sinergia. I trasporti ovviamente hanno un peso importante. Il trasporto aereo e il trasporto marittimo sono quelli che maggiormente soffrono e che sono anche più esigenti per la nostra Sardegna. Grazie a questa regia, la DMO, la Destination Manager Organization, per dirla in inglese, forse si potrebbe diluire il turismo in tutto l'arco dell'anno e raggiungere degli accordi con le compagnie aeree più ragionevoli, se nel loro interesse coprire le rotte per 10-12 mesi l'anno. Una continuità territoriale che sia non solo per esempio per le destinazioni di Roma e Milano, che ormai è chiaro siano insufficienti, ma una stagione che deve essere più ampia, non solo quella estiva. Dobbiamo cercare di lavorare in tutto l'anno e questo a beneficio sia delle aziende che operano nei porti e negli aeroporti e quindi di riflesso anche dei lavoratori che potrebbero avere quindi dei contratti non stagionali, ma dei contratti più stabili. Attraverso l'adozione della DMO, facendo sinergia con le imprese locali e con il comparto del turismo, probabilmente lì si trova la soluzione. Quartu mette il focus sulla percezione e sulla realtà dei luoghi. La 2 giorni nella biblioteca centrale, con il convegno promosso dallo stesso comune, fa riflettere e approfondisce un tema importante come quello legato al paesaggio e all'ambiente. Il paesaggio è una componente fondamentale del nostro vivere, no? La differenza tra ambiente e paesaggio è che l'ambiente è un qualcosa che c'è. No, non ha un connotato culturale, il paesaggio ha un connotato culturale perché è espressione delle generazioni di uomini e donne che hanno attraversato la storia dell'umanità. Quindi da questo punto di vista merita delle riflessioni molto attente e molto accorte. Ecco, io credo che noi dobbiamo avere la capacità da questo punto di vista di non far diventare il paesaggio, come dire, un sentimento, no? Perché altrimenti se diventa un sentimento prevale la nostalgia e la nostalgia non ci consente di guardare al futuro. Quartu guarda al futuro pensando anche al turismo. Il turismo ha una grande storia culturale, quindi va vissuto in questi termini. È una risorsa economica, una risorsa ambientale.
e che consente ai territori che spesso rischiano di finire in un'involuzione di continuare a vivere e a prosperare. Quartu non ha una storia di turismo, ha dei potenziali di turismo molto alti, a condizione però che la comunità cominci a ragionare in termini di qualità. Sappiamo che per certi versi gli ultimi decenni non sono stati degli esempi virtuosi, quindi stiamo cercando di eliminare questa cattiva fama. Ci sono tutti gli elementi per farlo. Un passato che ricorda anche il sindaco Graziano Milia. Noi abbiamo per esempio parte della costa che è andata irrimediabilmente perduta, no? Penso a zone come Terramala, no? Dove abbiamo addirittura delle lottizzazioni costruite sulla spiaggia, anzi a suo tempo la spiaggia venne riempita con delle macerie per poter costruire degli autentici ecomostri che, se la legge ci consentisse, demoliremo volentieri, insomma. E quindi innanzitutto non ripercorrere gli errori del passato, fare tesoro di quello che è accaduto e con equilibrio e saggezza cercare di valorizzare anche, perché no, attribuendo dei connotati simbolici, no, a pezzi di paesaggio. Ecco, pensate per esempio alla zona di Mari Pintau, non solo il mare ma anche le montagne alle spalle. Ecco, quella è una cosa che va lasciata così com'è e va valorizzata così com'è. Basta il solo farla vedere, insomma, no, per valorizzarla. Ecco, quindi credo che tutto questo richiede però un'attività culturale, uno sforzo culturale e di pensiero. Ecco. La parola chiave allora diventa la valorizzazione del territorio. Lo si può valorizzare in tanti modi, no? Lo si può valorizzare quando è necessario lasciandolo così com'è, lo si può valorizzare in tanti altri casi facendo degli interventi che comunque non lo stravolgano. E in alcune situazioni dove vi sono magari dei recuperi da fare, lo si può proprio modificare. Poi naturalmente ci sono delle attività umane, no? che modificano il paesaggio pesantemente. Riflessioni su paesaggio e ambiente che possono tracciare nuove strade di turismo. Vinicio Sanna, sin da giovane, è sempre rimasto incuriosito dalle tradizioni della sua terra. Una storia, quella sarda, ultramillenaria, che ha tanto da raccontare e da affascinare per mille anni e mille anni ancora. Dopo varie esperienze lavorative, ha deciso di far volare alto la sua primordiale passione, da cui l'intuizione di dedicarsi alla costruzione dello strumento più rappresentativo della Sardegna, l'Ella Unendas. La soddisfazione maggiore ce l'hai quando tu, dopo che hai costruito lo strumento, lo suoni, ti accorgi che è un bellissimo strumento ed hai l'apprezzamento soprattutto da parte dei suonatori di una certa fama. Quella è la soddisfazione maggiore, perché poi c'hai un riconoscimento sul tuo lavoro, e quando te lo dà un bravissimo suonatore, allora quella è la soddisfazione maggiore. Io direi che i nuraghe sono l'emblema della Sardegna, ma sicuramente le launedesa possono accompagnare questo emblema, per il semplice fatto che è uno strumento unico nel suo genere, uno strumento fatto di materiali naturali che risale a 3.000 anni fa. E pensare che 3.000 anni fa ci fosse uno strumento così sofisticato per quel tempo, io direi, che emette l'accordo, e non troviamo nessuno altro strumento del genere in nessuna parte del mondo. Quindi possiamo dire che è sicuramente, al pari dei nuraghe, un emblema per la Sardegna. Allora, le launedas hanno un rapporto con il turismo, secondo me, molto importante, per il fatto che quando viene ascoltato, sentito anche per la prima volta, ha un impatto, secondo me, da brivido. Infatti rimangono, oltre che meravigliati,
per il fatto della, del suono continuo, quindi della respirazione circolare che fa sì che questo strumento suoni continuamente, e anche su questo meraviglia molto il turista, ma soprattutto i suoni che emette. Questi tre canne che suonano contemporaneamente, che emettono l'accordo, e quindi c'è una questo susseguirsi di accordi nel fare la melodia, ammaglia il turista, ma non solo il turista, anche noi sardi quando lo sentiamo, le launeddas, rimaniamo sempre ipnotizzati quasi da questo strumento. Ecco che oltre ad essere l'emblema della Sardegna, è qualcosa che può creare attrattiva per il turista, nella testimonianza che vengono attratti anche dalla costruzione dello strumento, perché nella costruzione il turista vede qualcosa di speciale, nel senso che da questi materiali naturali portar fuori dei suoni così sembra qualcosa di meraviglioso, di strano quasi. I giovani, diciamo che hanno un rapporto con le launeddas che sta diventando ottimo, nel senso che ottimo per il fatto che ci sono moltissimi giovani che si stanno accostando a questo strumento. Io conosco dei bravissimi suonatori che, oltre a suonare la musica tradizionale, stanno usando questo strumento per vari tipi di musica, come può essere il jazz, anche il rock, la musica classica. Allora, l'intenzione mia per il futuro è quella di proseguire in questa attività. Diciamo che le launeddas, oltre ad essere un emblema della Sardegna, sono un qualcosa che per chi le suona, per chi le costruisce, è qualcosa che ti toccano il cuore, ecco. È una bandiera, ecco, per me.